Ciao Marco, Reykjavik Salve. Cooler ad oggi a Milano per incontrarti e chiederti qualcosa, soprattutto sull'Eurovision Contest, manifestazione per la quale sei in finale con il brano L'Essenziale, e voglio sapere intanto cosa ne pensavi di questa competizione a livello europeo, visto che in Italia è stata un po' snobbata. Io di fatto ho iniziato a seguire poi bene tutta la manifestazione da ora praticamente, anche se avevo tifato per Raphael 2 anni fa e ho visto quell'edizione quasi intera, diciamo. Io devo dire che è mancato un po' in Italia forse per questi 14 anni, quindi non c'è stata quella foga che c'è magari nel resto d'Europa, perché io ho sentito dei miei amici che magari abitano in Spagna e appena ho fatto il nome di Eurovision Song Contest, sono saltati praticamente dalla sedia. Oddio! E su una cosa. Vabbè. E quindi ho detto, cavolo, in Europa è molto famoso, perché in Italia non lo è? Forse perché siamo mancati, forse perché magari è mancato per tutti questi anni e quindi non è stata data la giusta importanza. Però spero che da 3 anni a questa parte, compreso questo anno qua, cioè riprenda un po' a piede, perché veramente è un momento di condivisione o comunque di comunione con l'Europa che non è da sottovalutare, soprattutto in questi tempi, cioè in questo periodo dove la società va pian piano veramente cadendo un po' a pezzi. C'è bisogno comunque di questo, no? Di stare insieme con gli altri popoli, con l'umanità. Quindi E visto che hai già fatto parte delle fasi preliminari, com'è stata l'accoglienza in questo Io caso no, ma è per bravo che te? ci fosse molta più competizione, per esempio, fra chi parteciperà. E invece no. Una Cioè, nel festa. senso, era una vera festa d'Europa, una vera festa di etnie diverse. E devo dire che ho conosciuto delle persone incredibili. Cioè, per esempio, mi rimangono anche impressi i greci che avevano tutta questa energia. E mi piace molto anche quello che portano, ad esempio. Quindi, che dire, sono molto molto felice, anche un po' preoccupato, perché andare solo io a rappresentare una nazione musicalmente è molto difficile. Poi sono molto giovane, ho iniziato da poco, diciamo, a star nella musica intesa come star business, diciamo. E quindi, boh, io ce la metto tutta come al solito, Ma tra gli spero. altri pretendenti c'è qualcuno che secondo te è più forte degli altri? C'è qualche pezzo che ti ha colpito in particolare da qualche No, nazione? ripeto, mi ha sicuramente colpito molto la Grecia, perché mi piace tutto l'impasto e la fusione che hanno fatto nel loro pezzo. Mi piace molto la Francia. Sicuramente parte con una marcia in più Anouk, perché ovviamente è già una star internazionale, quindi già riconosciuta in tutto il mondo e conosciuta. E poi per il resto non ho ascoltato proprio quasi tutte le canzoni, quindi mi riservo di Bene, giudicare. e tu presenti L'Essenziale, brano con cui hai già vinto Sanremo, trionfato direi, e in cui figuri anche come coautore. Quindi volevo intanto un'impressione tua sulla differenza tra l'interpretare un brano in cui hai preso parte anche attiva nella scrittura oppure un brano che è stato scritto per te. Sicuramente un pezzo che scrivi tu è come fosse veramente un pezzo del tuo corpo, no? Quindi metti dentro magari anche una tua impressione, una tua sensazione, una tua emozione, un fatto vivo nella tua memoria. E quindi sicuramente è molto più facile poi reinterpretare un pezzo che hai scritto tu. Per quanto riguarda gli altri che non scrivi tu, ovviamente devi cercare l'esperienza tua che ti porti ad avvicinarti a quello che poi voleva scrivere, o comunque a quello che tu vuoi dare, l'idea che tu vuoi dare, l'emozione che tu vuoi dare di quel pezzo. Quindi
sono molto contento di portare l'essenziale perché mi sento parte di esso e perché credo sia il pezzo più giusto. È come se l'Italia avesse dato il lascia passare, il passepartout per l'Europa. Perché diciamo che ha avuto un risultato e un riscontro molto positivo. Quindi abbiamo deciso di portare questo pezzo sia per quanto riguarda la sua scrittura, che è molto italiana, è comunque una ballata molto italiana classica. Stiamo facendo un'intervista, zitte! Funziona. Stando cantando. È bello però sentir cantare le proprie canzoni, è un'emozione incredibile. E quindi portare l'essenziale, anche per quanto riguarda il testo, cioè quello che dice, parla di, comunque è un testo che parla di speranza, come dicevo prima, la comunione, il fatto che la società stia sempre di più evolvendo e stia cambiando, anche se in molti aspetti in negativo. E quindi quello che dice l'inciso di questo pezzo, che mentre il mondo cade a pezzi, risolve con una luce molto speranzosa e compongo nuovi spazi. Comunque tutti noi dobbiamo cercare di comporre poi altro e di ricominciare, di rialzarsi dopo un momento buio, che può essere di una relazione, che può essere boh, di un'amicizia, di Vari aspetti della vita. rapporto, sì. E, senti, L'Essenziale è stato il primo singolo del nuovo album, Pronto a Correre, e si nota subito l'hashtag davanti al titolo di questo album, quindi comunque segue il filone anche da solo 2.0 del web, della tecnologia. Che rapporto hai con questo Beh, mezzo? sono nato nell'88. E quindi in piena ascesa della tecnologia. Sono nati quando ero ancora più giovane i social network. Ripeto, la società è in completa evoluzione sempre, no? E quindi credo che il futuro sia quello. Già ora la comunicazione è molto presente nel web. Io ho dei pro e dei contro di queste tecnologie. I pro sono che la velocità è diventata veramente lampo perché comunicare, ad esempio, con i miei fan, un'emozione, una sensazione, una fotografia, un istante è un secondo. Basta postare o comunque scrivere un messaggio. Quindi mi piace molto questa cosa, perché mi avvicina di più e molto più velocemente. Il fatto che mi dispiace è che comunque molte persone lo prendano come un nascondersi dietro uno schermo e quindi avere un po' paura dei rapporti umani, poi quelli veri, quelli a pelle, no? Che incontri quando sei fuori. Quindi su questo ho delle cose negative, però diciamo che sono pro evoluzione, quindi ovviamente ho fatto un omaggio a questa società più tecnologica. Perché noi di Reykjavik Boulevard abbiamo invece fatto un passo indietro, però abbiamo una visione un po' più, diciamo, un po' romantica soprattutto dei magazine cartacei. Posso Sì, far certo. vedere il nostro magazine in prima uscita, in quanto abbiamo deciso di tornare allo stampato, perché C'avete i ormai soldi, voi, perché ci piacerebbe. questa cosa Ci proviamo cioè, e mi quindi regalo tornare. della cioè. Magari dai, il prossimo numero ti vedrà il protagonista. Bellissimo. E abbiamo deciso appunto di tornare alla carta e ci piacciono tantissimo i vinili, per esempio, stanno tornando fuori molto. E volevo sapere tu, da questo punto di vista, pensi di fare cioè, questo tipo di sviluppo anche con i tuoi prossimi dischi?
piuttosto che con questo, se avrà una distribuzione magari Ma più ampia. fermarsi solamente sul fisico adesso è una cosa abbastanza ridicola per la musica soprattutto. I dischi ovviamente non vengono più quasi per niente acquistati, cioè sono veramente delle. È come se tu prendessi una chicca proprio, no? Dici ok, prendo un disco. Quindi si muove tutto con il web, dato il fatto anche che le classifiche, ad esempio, la classifica Vimeo dei dischi si è unita a quella dei download, no? Quindi io spero di fare delle cose. Spero di fare un vinile mio un giorno, perché anche io adoro i vinili. Spero che non scompaiano del tutto i dischi, ma fra un po' diventeranno come i vinili, cioè delle cose rare e preziose. E un po' mi dispiace, perché è come mettere veramente un lavoro, comunque un pezzo di arte in una nuvola invisibile, no? In una memoria invisibile di un computer, quindi non averlo fisicamente. Prima si faceva molto più una ricerca di carta, di fotografia, di come veniva stampato, adesso c'è molto meno. E quindi basta di troppe cose negative però sulla tecnologia, e non è vero poi in verità. L'ultimissima domanda, tour che parte stasera da Milano, prevederà tantissime date in giro per tutta Italia. Come ti vivi questo tour dopo comunque le esperienze che hai avuto in precedenza? Prima magari eri l'esordiente con un pubblico più ampio davanti, adesso piano piano maturando, come stai affrontando questa nuova esperienza? Ma io devo dire che questo tour l'ho cercato e l'ho voluto con tutto me stesso e che partisse il prima possibile, perché avevo proprio bisogno di condividere, proprio bisogno di condividere tutte le emozioni che poi sono fortissime che abbiamo provato e che ho provato, però di avere un riscontro immediato dal pubblico. E quindi di condividere emozioni con loro da subito. Sta andando molto bene e partiamo con quest'anteprima di 10 date. Sono molto felice che sia stato diciamo recepito bene, perché siamo pieni dappertutto e quindi mi sono carico, molto carico. Ti ringrazio tantissimo, noi ti aspettiamo Grazie a te. in Questo Islanda, se vorrei me lo sono venire, fatto io. non subito, è proprio una prova di stampa che ti faccio vedere anteprima, l'ho scartata davanti a te, così Cioè, mi dai me subito l'ha portato e non me l'ha un'impressione, neanche regalata, neanche regalata, capito? anzi ti chiedo anche di firmarmelo, guarda.